Quello dello scioglimento dei ghiacciai è uno degli effetti più evidenti dei cambiamenti climatici in atto. I ghiacciai alpini sono in forte sofferenza, alcuni sono spariti del tutto e altri sono destinati a fare la stessa fine nel giro di qualche decennio. L'uomo, infatti, ha modificato il clima, alterando completamente gli equilibri dell'ecosistema. La situazione è preoccupante ed è un'emergenza che riguarda tutti, compresi i più giovani. Per questo alcuni esperti del settore hanno organizzato un convegno nell'Aula Magna del Liceo Scientifico Torelli di Fano. È stata una giornata che abbiamo voluto dedicare ai ragazzi e dove abbiamo cercato di avvicinare il mondo delle professioni, il mondo della ricerca ai ragazzi. Lo scopo è quello di farli capire che le cose devono cambiare, che l'uomo sta intervenendo sul nostro pianeta in maniera massiccia e sta modificando l'equilibrio che si era creato nel corso dei millenni. Ci siamo ancora in tempo, perché anche stamattina è emerso che gli ultimi 150 anni sono stati importanti e impattanti da un punto di vista dell'ambiente, ma ancora probabilmente possiamo fare qualcosa per cambiarlo, o almeno per stabilizzare le condizioni attuali. E i giovani sono i principali attori di questa importante sfida che riguarda la salvaguardia del nostro pianeta, a partire dal fenomeno dei cambiamenti climatici per i quali vengono svolte continue ricerche. E noi abbiamo costituito un gruppo di studio per studiare questi ghiacciai. Ogni anno andiamo in un ghiacciaio per vedere le variazioni. L'anno scorso il ghiacciaio che abbiamo preso come riferimento, il ghiacciaio dei Forni, ha perso 3 metri e mezzo di spessore. Quest'anno dovevamo andare su, ma il servizio glaciologico lombardo ci ha avvisato che non dovevamo andare perché la situazione era impraticabile, non si poteva nemmeno camminare sul ghiacciaio. Erano dei fiumi interamente di acqua che venivano verso valle. I ragazzi sono il nostro futuro, ha poi ribadito Pergolini. Trasmettiamo loro le nostre conoscenze e competenze, ma purtroppo lasciamo un ambiente malato e più disastrato di come lo abbiamo ricevuto noi a nostro tempo. I giovani dovranno fare qualcosa per tutelarlo. Nella nostra provincia ci sono tracce di antichi ghiacciai? Abbiamo studiato anche questo con l'Università di Urbino, a cavallo della glaciazione Burmiana, e all'incirca 50.000 anni fa. Abbiamo trovato tracce di antichi ghiacciai nella nostra provincia nel complesso del Catri del Nerone. C'era infatti il ghiacciaio del fiume Bevano, le cui lingue glaciali scendevano a quote molto basse fino all'abitato di Cheserna. Un altro invece era sopra Cantiano, ma fino a 22.000 anni fa, ha detto l'esperto, il clima era molto più freddo, con 8-10 gradi in meno rispetto alla temperatura attuale. Sono collegati anche al liceo di Pergola. Poi altri licei ci hanno chiesto questa conferenza e vedremo col tempo di accontentarli. Come progetti futuri sul campo, quest'anno dovevamo andare anche al ghiacciaio dello Stelvio, ma anche lì la situazione era drammatica, tanto più che hanno addirittura dismesso gli impianti di salita, non facevano entrare nemmeno gli sciatori. Prossimo anno abbiamo in programma di andare anche all'Adamello per fare strisciate di sismica attiva e passiva, ma anche georadar, per vedere lì quanto è lo spessore del ghiaccio e quanta acqua di fusione si perde.